Il collega La Russa che ha 2 minuti. La ringrazio, certo far fare 600 chilometri ogni giorno ai mezzi della Croce Rossa non era la cosa ottimale, spero che non si debba più ripetere, che più attenzione sia riservata alle esigenze della Croce Rossa. Ma vede Presidente, io la ringrazio per avere lei ricordato che la richiesta di sentire il Presidente del Consiglio in merito all'accusa che il Collega, io le ho fatto già chiesto di rimuovere. Sì, rimanere nel ma mi lasci merito. usare il minuto e mezzo. No, non lo può utilizzare come vuole Vede, lei perché. sta facendo quello che fanno altri, tenere sotto silenzio la vicenda dei Marò. No, sto Lei applicando non il vuole che gli regolamento e italiani solleciterò la. sappiano che c'è chi accusa Collega il La Russa, se vuole presidente rispondere sul Renzi merito di avere nascosto dell'interrogazione, una se trattativa. vuole rispondere sul merito dell'interrogazione lo può fare, altrimenti. Possiamo anche andare avanti, perché lei mi ha fatto una richiesta urgente di informativa in aula e io solleciterò il governo e il Presidente del Consiglio. Ma noi qui stiamo discutendo di un altro tema, di un'altra interrogazione. Ma va bene, collega La Russa, lei intende andare avanti con l'argomento che sta citando da quel quotidiano? Glielo chiedo, accendete il microfono al collega La Sì, Russa. certo, certo che intendo andare avanti e Va lei bene, mi allora le farà devo togliere la recuperare parola. anche il tempo La che mi ha ringrazio, è così sottratto. esaurito lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16:15 con il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La seduta è sospesa.